rapidamente. Bene, cominciamo dall'Europa nord-occidentale, dove l'alta pressione continua a determinare forte stabilità atmosferica. Non mi basta sulle coste britanniche, ma... Kathy, hai sentito l'ultima somiglia di Kate? Guarda, Sharon, lei sta facendo sul funk! Sì, vediamo la situazione italiana. Sono forti piogge sul Bergamasco, particolarmente freddo a Brescia, mentre a Trieste... Uè, salute a Donata, la mia sarta, mi fa sempre dei vestiti strapitosi e a prezzi convenienti. Insomma, peschino ovunque, quindi ghitaretto, caminetto, cioccolata e che problema c'è? Tanto la dieta inizia sempre domani. Provenienti di Napoli in Emilia, in Toscana, a Firenze, inaugura un nuovo locale molto simile. E ci sarà anche Marco Carta! Sì, e gli amici Gianni Carevalli vogliono andarci. Io, sinceramente, non ne ho molta voglia. Tempo variabile invece a Roma. Cittadella. Che bella Roma, mi è sempre piaciuta molto. Pronto? Vanessa, ma quanto tempo! No, non mi disturbi di tutto. Sì, me lo ricordo lui, era quello che... Ma che mi ha educato? Scusa, Vanessa, c'è un tipo che continua a disturbare. Insomma, siamo in onda. Senti Vanessa, ti richiamo dopo, qui c'è uno che fa un caos allucinante e mi fa sentire nulla di quello che dici. Baci. Sole al sud. In campagna è nato con qualche cibo impressionante, che però non intacca la voglia di vivere dei napoletani, gente peraltro molto simpatica e sempre con il sorriso sulle labbra. Nel tempo sulle isole, in Sardegna e in Sicilia. Ma, Catherine, non mi stringe troppo questa giacchetta. No, Sharon, che dici? Stai alla grande? In Sicilia? Credo sia questa qui, sotto lo stivale.